In questi anni di crisi economiche, sociali e sanitarie in tutto il mondo, di incessanti conflitti armati, vogliamo ricordare la resilienza, l'adattabilità e la forza dell'Esercito della Salvezza a livello mondiale, dove tutto si fermava, l'Esercito della Salvezza, in ogni angolo del globo, lavorava incessantemente. Dove le persone fuggivano dalla guerra, l'Esercito della Salvezza era lì ad accoglierle. Tutto questo è stato possibile anche grazie a te e al tuo generoso supporto al nostro lavoro internazionale. Nell'agosto del 1886, William Booth lanciò una sfida per supportare il lavoro dell'Esercito della Salvezza internazionale. Questo perché il movimento stava crescendo molto velocemente e per continuare la sua espansione c'era bisogno di fondi. Uno degli ufficiali presenti, il maggiore John Carton, non poteva eguagliare gli impegni dei cittadini più ricchi, ma ebbe un'idea: rinunciare al pudding ogni giorno per un anno, donando ciò che avrebbe risparmiato. William Booth vide nell'idea di Carton una possibilità. Sarebbe stato troppo chiedere alle persone di rinunciare a qualcosa per un intero anno, ma non impossibile chiedere invece di farlo per una sola settimana, esortando allora ogni salutista a rinunciare a qualcosa per supportare il lavoro dell'Esercito della Salvezza internazionale. Nacque così la settimana di rinuncia. Oggi l'Esercito della Salvezza opera in 132 paesi del mondo ed ogni territorio e comando partecipa attivamente con i suoi partner in missione nella settimana di rinuncia. Tutti i fondi che vengono raccolti dalla campagna globale vanno al quartiere internazionale. Da lì poi i soldi vengono ridistribuiti in tutto il mondo. Questi fondi servono ad assicurare che il lavoro in questi 132 paesi possa continuare. Il gruppo di partner in missione di cui l'Italia fa parte è composto da Angola, Uganda, Ovest dell'India, Taiwan, Sud degli Stati Uniti ed Europa dell'Est. Ogni nazione dona in base alle proprie possibilità e questo aiuto reciproco è fondamentale per sentirsi costantemente legati ed uniti nella missione di parlare dell'amore di Dio e andare incontro ai bisogni dell'umanità che soffre. Ma la settimana di rinuncia è soprattutto un atto di fede. Rinunciamo a qualcosa per supportare l'opera di intervento dell'Esercito della Salvezza al di là di confini e barriere, così che anche altri possano trovare nell'amore di Dio la loro pienezza di vita. E magari nell'atto di rinunciare possiamo chiedere al Signore di aiutarci a pensare maggiormente a chi vive con molte meno possibilità di noi. Lo scorso anno in Italia, durante la settimana di rinuncia, abbiamo raccolto oltre 10.000 euro e l'obiettivo di quest'anno è di raggiungere i 12.000 euro. Riusciremo a fare di più? Dando il nostro prezioso contributo perché l'opera dell'Esercito della Salvezza continui a crescere nei 132 paesi in cui è attivo. Partecipa anche tu. Quest'anno dal 3 al 9 aprile, pensa a cosa potresti rinunciare per poi donare con cuore generoso. Lascia spazio alle idee. Il Signore certamente ti guiderà e sarà una settimana straordinaria, oltre ogni tua immaginazione.